Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, attore di teatro, cantante di musica leggera e showman in genere, si è dedicato occasionalmente anche al cinema e raramente al doppiaggio con più di 14 milioni di dischi. È tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte, e 36 singoli. Il personaggio noto che è entrato al centro di questo gossip è proprio Tiziano Ferro. I due sono uniti da un forte legame di amicizia, entrambi accomunati dal successo nel mondo della musica. Nutrono una forte stima l'uno dell'altro, e la loro somiglianza ha fatto parlare molto. Da diverso tempo, infatti, qualcuno sostiene che Tiziano Ferro possa essere il figlio biologico di Massimo Ranieri. La loro somiglianza e le loro apparizioni insieme molto frequentemente hanno fatto aumentare queste convinzioni. Finalmente però possiamo dire con certezza che tra i due non esiste alcun legame di sangue. Grazie a Chronic Hit è stata confermata una loro semplice amicizia. Tiziano nasce a Latina e da una famiglia il cui padre è conosciuto. Massimo invece ha soltanto una figlia di nome Cristina. Nonostante ciò i due si definiscono padre e figlio proprio per il legame che li accomuna. Tiziano, per la differenza d'età, ha soprannominato Ranieri come padre artistico, un vero e proprio mentore di cui nutre la massima stima.